Cari fedeli, la vera e straordinaria vicenda di cui vi parleremo in questo video, ha fatto il giro del mondo, commuovendo i cuori di chi l'ha conosciuta. È la storia di Zach Clemens, un giovane di soli 17 anni, del Texas, che, dichiarato morto dai medici, dopo 20 minuti, il suo cuore ha invece ripreso a battere. Dopo il risveglio, le sue prime parole, hanno lasciato un messaggio straordinario, parole cariche di emozione, che hanno immediatamente sconvolto i suoi genitori e il personale medico che si è preso cura di lui. Prima di continuare, desideriamo chiederti una gentilezza: se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la piccola campanella. Potrai così contribuire assieme a noi a divulgare sempre più messaggi sinceri di fede e speranza. Grazie di cuore. Continuiamo. Esattamente il pomeriggio del 5 maggio del 2020, Zach stava giocando una consueta partita di allenamento di football americano, e, all'improvviso, è stato colpito da un forte dolore al petto crollando a terra, mentre il suo cuore smetteva di battere. Il personale medico intervenne tempestivamente cercando disperatamente di riportarlo in vita, ma le speranze sembravano svanire. Si cercò di rianimarlo per diversi minuti con i massaggi cardiaci e l'uso del defibrillatore. Tuttavia, il destino aveva in serbo qualcosa di straordinario per Zach. Dopo 20 minuti in cui il cuore aveva cessato di battere, il medico sportivo dichiarò che Zach era deceduto. Per contro di ogni assoluta previsione, il giovane tornò a respirare e il suo cuore riprese a battere. Pur non riprendendo al momento conoscenza, la situazione aveva già del miracoloso. A quel punto Zach venne trasportato urgentemente in ospedale dove rimase in coma per 3 lunghi giorni in condizioni critiche. I medici comunicarono ai genitori che il lungo periodo di mancanza di ossigeno aveva sicuramente danneggiato irreparabilmente il suo cervello. Se mai fosse uscito dal coma, la prospettiva di una vita normale sarebbe stata un'illusione lontana. Lo sconforto dei genitori e di chi lo conosceva era totale, ma all'improvviso, contro ogni pronostico, dopo 3 giorni di coma, Zach si svegliò e iniziò a parlare dal suo letto di terapia intensiva, come se non fosse successo assolutamente niente. Le sue parole risuonarono nella stanza, rivelando un'esperienza commovente e straordinaria. Il caso ha voluto che le prime parole di Zach siano state registrate dalla mamma Teresa col telefonino, che teneva sempre vicino al figlio per fargli sentire le canzoni preferite, con la speranza di poterlo aiutare al risveglio. La signora Teresa riuscì a fare anche un video che è tuttora virale su internet. Nell'immediato il ragazzo, con una forte emozione, ha raccontato ai genitori e ai medici dell'ospedale, che durante quei 20 minuti in cui era morto, ha visto un'intensa luce, e, in quella luce gli è apparso un uomo con i capelli lunghi e la barba, riconoscendolo facilmente nell'immagine di Gesù. Zach continuò a riferire che Gesù, attorniato da tante figure luminose, si avvicinò a lui, e sorridendo amorevolmente, toccandogli la spalla con una mano, gli assicurò che tutto sarebbe andato bene, di stare tranquillo ed evitare qualsiasi preoccupazione. Dopo di questo, il ragazzo disse di non ricordare altro se non nuovamente una forte luce poco prima dell'attimo del risveglio. Il padre di Zach, Billy Clemens, ha detto che anche se alcuni possono trovare il racconto del figlio assurdo e incredibile, lui, la famiglia e chi conosce bene Zach ci credono, e vedono in questo un miracolo di Dio come un'unica spiegazione della rinascita del ragazzo, per la quale neanche i medici riescono a dare spiegazioni. Anche la madre di Zach ha detto che Gesù ha compiuto l'opera di riportare il figlio in vita. I medici non hanno nessuna spiegazione per quello che è accaduto al ragazzo. Zach si è ripreso completamente contro ogni pronostico. Nonostante la lunga mancanza di ossigeno, il suo cervello non ha riportato alcun danno e persino il ritorno al football è diventato realtà. Per i medici, è stata una guarigione straordinaria e inspiegabile, proprio come un autentico e vero miracolo. Zach sostiene solamente che quello che ha detto è la verità ed è ciò che ha provato e vissuto, anche se non è umanamente possibile riuscire a spiegarlo. La storia di Zach sembra aver attraversato il confine tra la vita e la morte, un viaggio emozionante e commovente. La madre ha registrato le parole del ragazzo al suo risveglio dal coma, e la testimonianza di quella straordinaria esperienza tocca il cuore di chiunque l'ascolti. Il racconto e l'esperienza di Zach ci confermano ancora una volta che la morte è solo un passaggio, un nuovo inizio verso un'altra forma di vita. C'è qualcosa di più grande e misterioso oltre la nostra esistenza terrena. L'amore e la speranza possono trascendere persino la frontiera tra la vita e la morte. Ma quindi, cosa succede al nostro spirito quando andiamo incontro alla morte?
semplicemente fuoriesce dal corpo e trasportando con sé tutta la memoria di vita passata, diventa pura energia nell'universo. Il nostro lato di santità contenuto nell'anima, si stacca dalla carne per vivere finalmente libero in eterno. Quel soffio divino che sta in ognuno di noi, con la morte, paradossalmente, inizia a vivere e ci porta verso il paradiso se abbiamo accolto Dio nel nostro cuore, nel purgatorio se abbiamo da espiare i nostri peccati e all'inferno se siamo stati attaccati alle cose effimere, materiali della vita, trascurando e rinnegando Dio. Per molti, le esperienze di premorte hanno un impatto profondo e trasformativo sulla loro visione della vita, della morte e della spiritualità. Alcune persone riferiscono di aver perso la paura della morte, di aver acquisito una maggiore compassione e una connessione spirituale più profonda. Le esperienze di premorte, conosciute anche come esperienze di confine, rappresentano uno dei fenomeni più intriganti e misteriosi dell'umanità. Sono eventi vissuti da individui che si trovano in uno stato di pericolo imminente per la propria vita, come durante un grave incidente, un arresto cardiaco o una malattia critica. Durante queste situazioni, molte persone riportano di aver sperimentato straordinari episodi extracorporei, sensazioni di pace, luminosità intensa, incontri con esseri o presenze spirituali e visioni di un altro piano di esistenza. Molte delle esperienze di premorte non possono essere spiegate in modo esaustivo dalla scienza. Alcuni elementi comuni nelle testimonianze includono la percezione di lasciare il proprio corpo fisico, la visione di una luce intensa e amorevole, la sensazione di pace e serenità, la revisione della propria vita e talvolta l'incontro con esseri spirituali o defunti. Ciò che rende queste esperienze ancora più affascinanti è il fatto che spesso coloro che le vivono riportano dettagli precisi e realistici, anche se in uno stato di coscienza alterato. Alcune persone affermano di aver ottenuto informazioni o saputo di eventi futuri che non potevano conoscere al momento dell'esperienza. Questi elementi sfuggono a una spiegazione puramente neurologica o fisiologica. Alcune di queste esperienze presentano aspetti universali, indipendenti dalla cultura o dalla religione dell'individuo coinvolto. Questa convergenza di elementi simili, nelle esperienze vissute da persone diverse in diverse parti del mondo, ci convince come credenti cattolici, dell'esistenza di un solo Dio. Sono esperienze intime e personali che sottolineano la vastità e la meraviglia dell'anima e della coscienza umana e rafforzano i nostri orizzonti di fede, dell'esistenza di Dio e del Regno dei Cieli. E voi? Cosa pensate dei casi di premorte? Avete sentito qualche altro caso simile? Lasciate pure una vostra opinione nei commenti, e non dimenticate di mettere un like al video. Grazie di cuore.